Visto che si torna in campo, partita ovviamente decisiva, senti che la squadra è pronta per giocarsi questi playout? Non è che la sento, dobbiamo essere pronti, sappiamo tutti quanti dell'importanza, è chiaro, non si può sbagliare, dobbiamo essere bravi chiaramente a fare le cose fatte bene, a ragionare sì sulla partita bene, quindi non pensare a quella di ritorno, pensare a fare benissimo il massimo in questa partita, poi è chiaro ci sarà poi anche la partita di ritorno, però noi siamo tutti veramente orientati ad arrivare bene, quindi tutti i giocatori che avremo, pochi o tanti, ma i giocatori che ci sono, sono tutti mentalizzati e sanno l'importanza della gara. E l'unica mia, tra virgolette, preoccupazione è la gestione degli aspetti emotivi, perché poi tanto passa anche da questa cosa, quindi quella cosa lì è purtroppo individuale, non si può allenare, quindi spero che a livello emotivo la squadra arrivi bene, giusta, e soprattutto non si faccia prendere da troppe ansie, no? Come si dice, però ripeto, la settimana abbiamo lavorato per quello che c'era da fare, per prepararla al massimo, al meglio delle nostre possibilità, e questo è stato fatto. Adesso poi vediamo domani in gara quello che riusciremo a fare. Ecco. Nel 2001 eri il capitano, no? di quella squadra. Sì. Hai trasmesso un pochino di questo? Sì, intanto sono passati tanti tanti anni, quindi già questa non è una cosa positivissima. Però detto questo, io quella partita là me la ricordo bene, me la ricordo come allora e come ora. Chiaramente c'è tanta apprensione, sofferenza, perché sappiamo che ci giochiamo tanto, però la cosa bella è che non siamo soli, siamo come anche quella volta, mi ricordo che era venuta tanta gente, e anche oggi e anche domani la gente sicuramente ci darà una mano, ci darà sostegno, ci darà tanta energia, tanto calore, e noi ne abbiamo bisogno e noi dobbiamo sfruttare al meglio tutto e ripeto, cercare di assolutamente non sbagliare gare. Ecco. Si gioca sui 180 minuti, tu hai detto prima che bisogna pensare solo all'andata e poi si penserà alla prossima. Come si gestisce una partita su il doppio confronto in due momenti diversi, diciamo? Gestire come se fosse, non dico una partita secca, ma deve essere quella la mentalità. Quindi cercare di aggredire la partita, di non subirla assolutamente, anche se giochiamo fuori casa, ma non conta, non c'entra. E cercare di non fargli esprimere al massimo le loro qualità, perché loro hanno giocatori di qualità, soprattutto nel parto offensivo, ma anche in mezzo al campo, credo, e quindi limitarli al massimo. E dobbiamo pensare che la partita di campionato ha detto delle cose, ma non sono le cose che poi andremo a ritrovare domani. Troveremo una squadra loro, soprattutto in casa, che partiranno forte, e credo che avranno questo tipo di atteggiamento per tutta la partita, se riescono, e quindi noi dobbiamo essere pronti a capire questa cosa, a tenere botta, a rispondere colpo su colpo, a mettere in campo le nostre qualità, perché ne abbiamo anche noi, e tante, e quindi riuscire a fare tutto quello che possiamo fare, e quindi in fase di non possesso limitarli al massimo, come ho detto prima, e poi quando abbiamo palla cercare di sfruttare le nostre qualità, di una squadra che sa giocare a calcio, di una squadra che comunque in questo giorno di ritorno ha dimostrato che è una squadra di valore, e quindi dobbiamo esprimerci al massimo tutti a livello di squadra e soprattutto tutti al massimo a livello individuale. Ecco, a proposito di questo, si affrontano due squadre che hanno fatto bene comunque il giro di turno. Sì, no? Molto bene. 28 e 24 posto. Nuora avrà questo vantaggio, ma tu come la leggi questa cosa? No, vantaggi nelle partite. Io credo che i valori delle squadre in un campionato alla lunga vengono fuori. Nelle partite secche, quindi in questo caso nelle due partite, i valori, anche se i valori non sempre possono venire fuori, perché ci sono tante situazioni dove non sono gestibili, mi riferisco
a quel pizzico di fortuna che ci vuole. Mi riferisco che magari qualche volta può sbagliare anche l'arbitro, e quindi magari qualche situazione non le puoi controllare. Mi riferisco, come ho detto prima, all'aspetto emotivo, perché in campionato se fai qualche errore c'è sempre quella possibilità di poter recuperare, qui se fai qualche errore non c'è più possibilità di recuperare, e quindi tanti aspetti, e ripeto, in queste due partite tutto si azzera, i valori si azzerano, e quindi partiamo alla pari, partiamo come loro alla pari, e quindi sappiamo delle difficoltà della partita, ma ripeto, noi siamo anche consci del nostro valore, ci abbiamo tanto rispetto del Fiorenzuola, però noi dobbiamo pensare che abbiamo veramente tanta voglia, tanta determinazione, e ci siamo andati tante volte vicino alla salvezza, e quindi adesso è arrivato il momento di salvarci, per cui dobbiamo tutti arrendere al massimo, dare il massimo, e cercare, come ho detto prima, di fare una partita perfetta affinché noi possiamo arrivare a raggiungere la nostra salvezza. Ecco. A qualche partita, da quando Ungaro è cresciuto di livello, siete riusciti ad andare in gola anche ripartendo negli spazi. Potrebbe essere questa una chiave di volta della gara? Sì, dipende da loro, se ce li concedono, se siamo bravi noi a trovarli. Le partite sono, come sempre, le puoi immaginare, le puoi studiare, le puoi comunque fare interpretare bene alla squadra per la conoscenza che hai della squadra avversaria, ma poi dopo in campo magari tutto quello che hai fatto, che hai preparato, poi magari succede altro, quindi noi dobbiamo essere bravi. Se abbiamo la possibilità di avere spazi, abbiamo giocatori come Ungaro che negli spazi è bravo, però poi bisogna vedere se poi loro ci possono concedere questi spazi. Sappiamo che lì è un campo un po' difficile, perché è un campo dove comunque a livello anche di dimensione di campo non è bellissimo, anche se poi visto dalle immagini sicuramente rispetto all'andata è migliorato come terreno di gioco, e quindi potremo trovare una partita sporca, perché poi dopo potrebbe esserci anche una partita sporca, e noi dobbiamo essere pronti a tutto, sia che una partita sporca, sia che una partita tecnica, sia che una partita a livello proprio di determinazione, dove noi lì come atteggiamento sicuramente non dobbiamo e non possiamo assolutamente sbagliare. Poi c'è l'aspetto tecnico-tattico, e lì è la settimana per quello che è stato fatto, per quello che è stato preparato, e quindi dobbiamo riuscire a fare tutto quello che abbiamo fatto tutto in questa settimana. Ecco, credo che la partita l'abbiamo preparata bene, come noi, anche loro sicuramente abbiamo avuto tanto tempo per prepararla, e quindi vedremo chi delle due squadre sarà stato più bravo. Ecco. Questa questione del VAR come... E il VAR è a fare attenzione perché soprattutto nella gestione dei falli di mano sui calci di rigore, perché magari senza il VAR una posizione, magari la palla ci sbatte sul braccio, magari l'arbitro senza VAR lo dà e non lo dà. Col VAR bisogna fare attenzione, perché se la palla ti cade anche involontariamente ti va sul braccio o sulla mano. Quindi anche lì bisogna fare attenzione, bisogna curare tutti i dettagli, e quindi noi siamo pronti per far questo. Ecco, come approccio alla partita, tu hai detto loro ci attaccheranno subito, quindi prevedi di fare un inizio, chiamiamolo conservativo tra virgolette, oppure di far capire subito avversari come... Noi dobbiamo dare subito un'impronta, non possiamo, come ho detto prima, dobbiamo anche noi attaccare, aggredire questa gara, chiaramente con i modi giusti, perché non è che si può andare a fare tanto per dire attacchiamo, li aggrediamo, poi bisogna farlo in maniera corretta, organizzata, quindi come ho detto prima non dobbiamo subire questa gara, non dobbiamo assolutamente subirla, e quindi i ragazzi sono pronti per farlo, siamo tutti pronti per fare una grande partita, e quindi domani capiremo se abbiamo fatto tutto bene oppure no, però ci teniamo tanto, veramente ci teniamo tanto, ci teniamo a salvarci, il sottoscritto veramente fa fatica, non dico a dormire, ma il pensiero è sempre rivolto alla partita, ma ero così anche più di 20 anni fa quando c'è stato spareggio, giocavo, e quindi ripeto, la mia attenzione è tutto quello che
serve per arrivare bene alla gara. Io e la mia squadra l'abbiamo messo questa settimana, ma credo, adesso è troppo riduttivo dire questa settimana, ormai credo da mesi, e dove anche in mille difficoltà la squadra non ha fatto una piega, si è sempre rimboccato le maniche, ha sempre lottato davanti a certi risultati che potevano essere delle mazzate incredibili, e si è sempre ha tirato fuori sempre nella partita dopo il meglio, e non è così scontato. Vuol dire che è una squadra che ha cuore, una squadra che ci tiene, una squadra che ha creato all'interno veramente un gruppo solido di valori, e quindi poi tutto questo che abbiamo dentro sicuramente in queste due partite le dobbiamo ritirare fuori, perché è quello che poi ci permetterà di poterci salvare. Ci sono i tanti infortunati, questa è un'altra questione, però quello che voglio dire è, però il gruppo, no? L'unione del gruppo, saranno sicuramente tutti dietro. Sì, sì, no. E mi pare di capire però che ognuno, no, dà il suo contributo anche non potendo giocare. Il gruppo, abbiamo costruito un bel gruppo, un grande gruppo, ma la cosa bella è che anche la gente se ne è accorta. Se ne è accorta e mi sono arrivati in privato anche tanti bei messaggi, dove appunto mi riconoscevano il fatto che è tornato, anche se è stato un campionato un po' tribulato, da parte di tanti tifosi è ritornata la voglia di seguire il Novara, quel senso di attaccamento che magari negli anni passati era un po' mancato. E questo vuol dire che stanno riconoscendo un po' tutto il lavoro che è stato fatto, però non basta, che manca ancora un pezzetto, e noi vogliamo assolutamente raggiungere la salvezza, perché veramente se non fosse così sarebbe veramente una grandissima delusione, proprio a livello emotivo, a livello personale, ma non ci voglio assolutamente pensare, perché adesso noi dobbiamo pensare che abbiamo fatto tanto e siamo in grado di fare ancora quel pezzettino che ci manca e siamo pronti per raggiungere il nostro obiettivo. Diciamo, Lancini, Calcagni, che ha le cantine la porta aperta per il ritorno? Ni, perché non si sono ancora allenati, si fanno un po' di corsa, addirittura Calcagni ha iniziato ieri addirittura a camminare, neanche a correre, vedo un po' difficile, però ci sono ancora poi 8 giorni, capiremo settimana prossima e vedremo, ecco. Anche perché la condizione fisica è essenziale. Ma certo, poi comunque il caldo, poi sono giocatori comunque a rischio, perché stiamo anche affrettando i tempi, quindi non ci possiamo permettere magari di rischiare uno che poi magari ancora non sta bene, poi magari lo fai giocare o lo fai entrare, devi fare il cambio e mettiamo in difficoltà tutto e tutti. E quindi è quella un po' la problematica maggiore. Come complicherà la panchina? E la panchina adesso siamo pochi, siamo contati, ma adesso è un po' che andiamo avanti così e ripeto, dobbiamo stringere i denti. E fortunatamente mancano 2 partite, perché probabilmente se ce n'erano altre non so come poteva andare a finire, e quindi dobbiamo stringere i denti. È un po' che stiamo lavorando così, in grande emergenza, però dobbiamo pensare a quello, dobbiamo pensare alla gara, quindi di far bene. Di fare risultato, perché tutti lo vogliamo, ma in maniera forte, in maniera sentita. Forse oggi per la prima volta sono anche nella conferenza un po' emozionato, ma perché la cosa la sento forte e ci tengo, e speriamo bene. Dai. Senti, è fondamentale il gruppo, ma c'è un giocatore che potrebbe essere un giocatore chiave, oppure non vuoi... Nostro, dici? Sì. Ma no, noi come abbiamo visto... È il gruppo, perché poi anche in tante difficoltà dove magari certi giocatori li abbiamo persi, certi giocatori anche forti, perché se andiamo a vedere la lista di chi c'è fuori, la maggior parte sono titolari, no? E quindi, però il gruppo sa perfettamente se esce uno, entra un altro, sa quello che deve fare, sa, perché comunque c'è organizzazione sotto, c'è lavoro, c'è un lavoro importante, è stato fatto in questi mesi, che magari... Per chi non ci vede, magari può essere, non so quanto importanza può dare o non può dare, ma noi sappiamo di quello che abbiamo fatto, di quello che stiamo facendo, ma soprattutto quello che vogliamo poi portare a termine, che poi
fondamentalmente se non porti a termine l'obiettivo, tutto quello che hai fatto non conta. La società che è stata abbastanza silenziosa in queste due settimane ha tenuto un po' il profilo basso. L'avete sentita? No, tutti i giorni sono con noi, tutti i giorni sono con noi, sono vicini, seguono sempre gli allenamenti, ma non da ora, questa settimana, ma da sempre, da quando sono arrivati, cercato nel loro, per quello che possono fare, starci sempre vicino, non farci mancare nulla, c'è il loro sostegno, appoggio, no, sotto quell'aspetto lì non posso dire, solo che bene, assolutamente, quindi lì è tutto veramente a posto. Ecco. Il fine settimana comunque personalmente per te è iniziato bene con il tuo comune. No, sono felice perché comunque so lì c'è anche parte un po' del mio lavoro, quindi era scritto perché veramente loro hanno alzato veramente tanto il livello, l'asticella, è una società incredibile sotto tutti i punti di vista, a livello economico, organizzativo e tutto, quindi era solo questione di tempo la Serie A, e hanno bruciato un po' le tappe, anche se poi vedendo un po' gli acquisti del girone di ritorno, quindi a gennaio, già lì si capiva che la Serie A era già pronta per prendersela da quest'anno, e quindi sono molto contento chiaramente da... Senza un fisico di rammarico per non esserci più lì o no? No, ma lì è chiaro che... Anche perché il percorso... Como c'è tutto adesso. Sì, no, poi Como, ripeto, lì è normale che prima o dopo dovesse finire il mio ciclo, e magari poteva finire, magari non in quella maniera, dove magari io, se non avessi avuto quel problema, potevo ancora starci, ma no, assolutamente. Io, quando avevo preso il Como, quando mi hanno detto di prendere il Como, parlo poi quando abbiamo vinto il campionato, e io cosa ho detto? A me interessa che il Como vada bene, che poi ci sono io in panchina o c'è qualcun altro, non cambiava nulla, ecco. Il Como poi è iniziato ad andare bene, a vincere, e ora una bella cosa, Serie A Como è tanta roba. Dopo queste due partite potreste vedere di iniziare qui un altro ciclo, no? Sì, io poi sapete, anche qua mi trovo bene, tanto bene, fa parte ormai della... La mia vita, perché fondamentalmente sono stato più qua che a Como a livello professionale, quindi per me, per quello ti dico, ci tengo a raggiungere l'obiettivo veramente, quindi poi discorsi futuri, quelli non c'è problema, ecco, però adesso in questo momento quello che penso, giorno e notte, ogni minuto e ogni secondo è la salvezza del Novara.